Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Ciao a tutti, eccoci qua con Killing Floor Summer Slide Show. Hey! Bene, partiamo subito. Hanno fatto questa update. No, ecco, questa è la prima cosa che hanno cambiato. Hanno messo... Perché non mi appare più? Ok, Select Game Type. Objective Mode, praticamente... C'è sta nuova modalità, che non so ancora cosa sia, però è sulla nuova mappa, quella che adesso andremo a fare, però in modalità normale. Che è... Dov'è? Steamland, esatto, qua. Bene, partiamo subito. No, beginner short, facciamo hard song, 10 wave, play, via. Ok, allora, in cosa consiste questa update? Hanno messo le solite skin che mettono d'estate, tipo a luglio, questo è il periodo. Hanno messo dei nuovi achievement che, se completati, sbloccano la nuova Mrs. Foster in versione steampunk. È strafiga. È bellissima. Esattamente, solo che questa è la prima volta che gioco questa modalità, questa mappa, questo tutto. Quindi non l'ho ancora sbloccata, userò Mr. Foster Steampunk dell'estate prima. O di due estati prima, mi sembra. Comunque sì, anche Mr. Foster Steampunk era da sbloccare d'estate durante uno di questi eventi. Credo 2 anni fa, se non vado errato. Quindi sono da solo, gioco da solo perché, vabbè, dai, la prima volta che faccio sta mappa, facciamocela un po' da solo. Con il super specialist livello 6. A proposito, ho tutte le perk a livello 6 adesso. Yay. Bravissimo. Sì, un po' alla fine ho barato. Cioè, sono andato su una mappa per livellarle. Però comunque c'ero quasi con tutte. Ero quasi tutte al 6, a parte Berserker Commando al 5. Alla fine. Per vedere un po' com'è la mappa, intanto. Non girare tutto veloce, sennò gli altri non capiscono un cazzo. Eh no, ma anch'io è la prima volta che la vedo sta mappa. Quindi giriamocela un po'. A parte se i blot non mi circondano. Oddio! Ecco, sono già morto, dico. No, dai. Shut, Ricky, cazzo. Non ho idea di come sia fatta sta mappa, non so da che parte sono salvo, da che parte no. Comunque, vediamo un po', che figata, mi piace un sacco. Io mi sto continuando a ruttare, porca troia. Ho già fatto una cima, cioè ho ucciso uno zombie e ho fatto una cima. Bravissimo. Che bella cosa. Anch'io ce la farò, forse. Ma sì. Ah, comunque, sti achievement qua si possono fare solo durante l'evento dell'estate, eh. Mm-hmm. Quindi mi sembra. Quant'è che dura quell'evento? Dura tipo un mese, dura tipo fino al 23, se non sbaglio. Adesso siamo al 3. Allora io non ce la faccio. No, te prendi ad agosto. Beh, giocherei al killing floor normale, con gli zombie normali, che secondo me sono i più fighi. Sì, ma io voglio sbloccare Mrs. Foster. La sbloccherai l'estate prossima, oppure ti trovo io dei server dove si sblocca, tranquillo. Ok. Ho le mie fonti. Va bene. Tipo, mi ricordo con dei miei amici ci eravamo messi lì a cercare di sbloccare il pollo. Perché, ecco com'era. Allora, l'Halloween scorso, non quello che c'è appena stato. Cioè quello del 2012. Quello del 2011 c'era il pollo da sbloccare. E il pollo. Sì, e sempre nel 2011 d'estate c'era Mr. Foster Steampunk. Adesso nel 2013 c'è Mrs. Foster Steampunk. Cazzo, 150 metri il trailer, così grande sta mappa. E ci sono i dirigibili. I dirigibili. Figata. Mi piace, guarda com'è tutto steampunk, Dio. A me piace un sacco lo steampunk, anche a me giuro. Un sacco. Figa, ma che bello! Tutto proprio steampunk si vede. Poi steampunk stile horror è fantastico, è qualcosa di trafigo. Combinazione perfetta. È morto di infarto l'ultimo giorno, non lo so. Baffi! Ha visto i baffi, è morto. È la cosa più figa che abbiano mai fatto su Killing Floor. Ma che bello! Il trader. Fantastico. Ah, wow! il trader è il casino. Il casino. Ciao traders. Ok, allora mi prendo. Hanno messo delle nuove armi, giusto? Tipo questo. Ma che steampunk! Bellissimo. Hanno messo le armi d'oro. Hanno messo la 12 d'oro. Io li odio. Cioè, proprio mi vogliono shopparle. È fighissimo. La 12 è la mia arma preferita, cazzo. Vabbè, andiamo di shotgun. Tranquillamente. Oh yes.
Andiamo a fare il culo a un po' di zombie. Che è un po' che non vedo le skin dell'estate, quindi mi piace anche rivederli tutti qua. Ok, non mi aspetto di finirla tutta sta mappa, cioè non mi aspetto di arrivare proprio all'ultima orda contro il patriarca e farlo fuori da solo, perché vabbè, essendo da solo in hard. E poi è la prima volta che lo fai. Esatto, E poi anche. con quelle stalker vestite da puttane è ovvio che non ce la fai. Perché sono più forti se sono messi da puttane. Sì, se tu ti vesti da puttana, tipo nel mio video, Cosa? hai più possibilità di vincere. Ah beh, se lo dici tu. Ah! Occhio! No! Ecco appunto, Vedi, c'è le vedi, stalker. vedi! C'è le stalker queste. Shit. Drogati. Sì, ma Killing Floor da solo è un'agonia. Devi girare per la mappa conoscendola. Qui mi sono già svantaggiato. Ecco, e non devi, non, cioè non devi mai star fermo, sennò ti prendi un'inculata e muori. Esatto, se no ti prendi un colpo di Ask, come ho appena fatto. Poi ho visto che ci sono Riku consiste tipo. per drogare. Cosa? Riku consiste per drogare. No, non mi drogo, dai. Dai. Mi curo e basta. Ti droghi come il video che abbiamo visto Del del medico. medico. Ecco, Pum! Pum! Ma questa non è. Questo qui non è il medikit. È Droga! droga. Vabbè. Droga, la Ok, droga! sembra che riusciremo a fare anche la seconda wave proprio pulita. Cioè, pulita mica tanto, stavo per morire, però vabbè. Ecco appunto, non morire per piacere. No, dai, non ci provo. Cioè, ci provo. La zucca Non ci. robotica. La zucca robotica che perde sangue, vabbè. La zucca robot. Cacchio, ma che Cioè, cattiva. ripeto, forse l'avevo detto nell'altro video, che se colpisci un palo perde sangue anche quello, Killing Floor. Sì, quasi tutto. Cioè, tipo, la maggior parte delle cose in Killing Floor perdono sangue se le accoltelli. I tuoi compagni sono fatti di vetro. Cioè, senti proprio ding, 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 ma cazzo. Sono fatti di vetro. Sì, che figa le slot machine tutte steampunk. Piu! Oddio, ah, pensavo fosse una porta da aprire, invece ero dentro al trader, quindi mi ha aperto il negozio, vabbè. Alla prossima wave probabilmente avrò la 12. Prendo giusto una granata. Una granata da mangiarti. Sì, andiamo un po' a esplorare. Kamikaze style. Boom. Ma da quel che ho visto, gli achievement di sta mappa sono tipo dei minigiochi da fare. Tipo Left 4 Dead, ecco, Left 4 Dead Dark Carnival. Ci sono tutti i vari minigiochi sparsi per la mappa. E da quel che ho capito anche qua ci sono degli achievement, tipo fai esplodere le teste messe in fila tipo giostra, e adesso mi stanno accerchiando, cazzo. Ecco, lavati Ah, da. la siren! Le siren sono veramente le puttane di merda. Dio! Urlano peggio delle donne delle televendite, cazzo. Giusto. Curati, Ricky! Corri! Dai, più o meno. Sono le donne delle televendite, soprattutto la donna delle televendite. Già. Ok, allora, devo Muoviti! pensare in fretta. La siren, cazzo! Me la devo prendere in faccia quella siren di merda. Drogati. Oddio no! È un vicolo Sega! Drogati. Sono Drogati. fottuto, sono fottuto, sono fottuto, sono fottuto, sono Drogati. fottuto, sono fottuto! Drogati subitissimo. Quando hai un momento libero, droga. Shit, Deo. Shit! Sono morto, sono morto, sono molto morto, molto morto, molto morto! Cazzo, cazzo, vomito ovunque, Morto, morto, vomito morto, ovunque! Oh god. È stato Fuck brutto. you. Addio, vicolo cieco, che Ma che tristezza. merda, ma non puoi propormi una cosa del genere. Poveretto. E carica Bedlam a casa. Vabbè. Questo era il fantastico evento di Killing Floor. A me piace tanto. Anche a me piace un sacco sta mappa. Ecco, farla in singolo è da deficienti, però era tanto per vedere com'era fatta. Adesso tipo vediamo se stasera riesco a giocare con dei miei altri amici su sta mappa. Registro e se arriviamo a wave alte metterò quel pezzo di video. Se non è così, ciao a tutti. Ciao a tutti! Ok, dopo questo gameplay di Steamland, prima partita, sono tornato dopo tipo 3 o 4 giorni, l'ho giocata in varie difficoltà, siamo qua sempre con Medusa. Ecco Hola. qua.
Abbiamo sbloccato Mrs. Foster e ho più o meno capito come stare in sta mappa. Ho provato anche l'Objective Mode, ho provato le nuove armi, ho provato un po' tutto. Adesso vi parlerò un po' di Steamland dopo più o meno una settimana dall'uscita. Allora, prima di tutto, il posto migliore dove stare in tanti, adesso sto ancora giocando da solo, è sotto la ruota panoramica, adesso vi farò vedere. E Spiega qua il c'è già gente perché. che rompe le palle. Cosa? Spiega il perché. Perché c'è un ponte, adesso un bulbo random, grazie gioco. C'è quel ponte lì che è in alto e l'unico modo per raggiungerlo è o da questi ponti che vanno verso l'alto. Il ponte di cui sto parlando è questo, qua bisogna stare tipo tre da una parte e tre dall'altra o comunque più o meno tutti qua. Visto che gli zombie arrivano solo da sotto o da dietro lì, comunque se si sta tutti qua ben riuniti non c'è problema a resistere per tanto. Infatti siamo arrivati alla decima wave in un attimo, proprio andavano giù come niente di zombie. Poi, E ci ora che sei sono. solo, come cazzo fai? Ora che sono in solo, vado in giro col Berserker semplicemente. Ecco. E sopravviviamo finché riusciamo, che Dio ce la mandi buona contro i Flash Power. Quindi, Parla un queste. attimo. Dici, Parla un dici, attimo dici. di Mrs. Foster. Infatti, Mrs. Foster è il personaggio sbloccabile con gli achievement nuovi di questa mappa. Che sono tipo quasi tutti in objective mode. Adesso non sto ancora giocando in objective mode, sono sempre nella modalità normale. L'objective mode praticamente sono, mi sembra, 5 wave, ognuna con un obiettivo specifico. Tipo la prima bisogna semplicemente ammazzare i primi zombie che arrivano. La seconda bisogna tenere dei caricatori di energia accesi mentre arrivano wave con flash pound. Seconda wave di flash pound. Quindi robe pesanti, non è facile l'objective mode. Anche in hard è difficilissimo farla. Aiuto. Sì, poi c'è l'obiettivo che non ho ancora fatto di distruggere tutte le bamboline dei bloat sparse per la mappa. Sono 50 e sono tantissime. Però non Oh saranno. fuck. Sì, sono una roba folle, devi sapere tutte le posizioni a memoria. Tipo adesso vediamo se ne trovo una, tanto sono ovunque. Vediamo un po'. Everywhere. E comunque non servono tutti e 6, mi sembra 6, sì, hanno gli obiettivi. Sì, Ma che bei colori. ecco, quella è una bambolina del bloat. Boom, esplosa. E perdono vomito quando le distruggi. Che schifo. Esatto, comunque non servono tutti e 6 gli obiettivi che ci ha proposto la Tripwire, ma ne servono solo 4 per sbloccare Mrs. Foster, più uno di completamento della mappa, ovvero completare la mappa in modalità normale o in objective mode, in qualsiasi difficoltà a parte il beginner, e una in objective mode se l'avete fatto in normale. Quindi serve un obiettivo della modalità normale, massimo dal normale in su. Uno in objective mode dal normale in su e i 4 achievement su 6 della mappa. Non vi consiglio di fare quello delle bamboline perché è da folli. Ma Giusto, i, no, poi. i tuoi fan sono folli. Ma sì, vabbè, se volete farlo, fatelo, non è difficilissimo, basta sapere le posizioni a memoria. Poi, ho preso il pack delle armi nuove, tra cui vediamo se posso farvi vedere un'arma del Berserker, non ne hanno messe. Questo non me l'avevi detto però. No, queste qui. Questa qua è una Figo. nuova arma. Adesso scusate, ma devo prendermi la mia roba in fretta, sennò resto senza Golden armi. Katana, Oh stronzi. sì, ecco, un'altra roba. Ho preso tutte le skin che mi mancavano con questo update di Halloween dell'estate che hanno messo in sconto tutte le Halloween, varie skin. occhio. Vabbè, Halloween è l'estate uguale. Suona meglio Halloween. E quindi ho le armi d'oro, tanto per farmi figo, no? E le nuove armi della community, che sarebbero quattro armi nuove, tra cui quel cosino che ho fatto vedere prima, che spara tipo vapore. Sono fighissime e ci hanno messo anche degli achievement, tipo con quell'arma lì che avevo fatto vedere c'è tipo da uccidere 5 zombie mentre sei in slow motion time, che il comando si prolunga quindi è facilissimo farlo. Comunque non c'entrano niente con Mrs. Io quanto mi Foster. stanno sul cazzo quelle. Sì, sono delle proiettili, non ti parlo. Madonna, non riuscivo mai a prenderle, giuro. Sono Con il tuo. quelli più stupidi del mondo e io non riuscivo mai a prenderle. Sì, il cazzo di Crowder, che normalmente sarebbero dei ranghi umani. Che schifo. Poi ho visto un commento prima di sfuggita, mi è capitato proprio nel buttato l'occhio sul video d'aggiornamento che abbiamo messo per ultimo. Un tizio che mi chiedeva, mi insegni un po' come giocare meglio a Killing Floor Te l'ha chiesto perché. anche su Ask. Ah sì? Non ho visto. Ok, vabbè, Ti rispondo. rispondiamo qui direttamente sul video, dai. Esatto. Rispondiamo solo per te, guarda che bello. Ah, dai, E povero.
praticamente la tecnica è da solo è una cosa diversa. Da solo ti conviene fare o Berserker o Support Specialist, non ci sono palle. Perché stare in giro con il Firebug da solo, per esempio, è impossibile, col Command è impossibile. Le uniche classi che riescono veramente a resistere da sole sono il Berserker, perché va in giro, sfugge ai Clot e riesce a tankarsi Flash Pound, tankarsi Distrait, eccetera. E il Support Specialist perché ha una potenza di fuoco assurda. E il Support Specialist è personalmente la mia classe preferita. Tu ti sei incastrato a random e ti hanno appena lanciato un missile nei coglioni. Esatto. E invece in tanti bisogna trovare lo spot. Lo spot è il posto in cui bisogna rimanere tutti insieme per resistere alle varie wave di zombie che arrivano. Quello di questa mappa ve l'ho fatto vedere prima, è sotto la ruota panoramica. E è meglio sempre avere una varietà di classi, non avere tutti i support specialist, anche se è veramente forte come classi, ma tipo almeno un medico, almeno un berserker, perché il berserker è una seconda vita, poi vi spiego meglio come. È meglio avere sempre un comando contro il patriarca quando si è in una squadra di amici, così che possa dire dov'è anche se è invisibile. È meglio avere un firebug per togliere le varie wave di zombie. Il Demoman contro il patriarca è utilissimo perché dissemina tutto di pipe. Insomma, è meglio avere una squadra molto variegata di classi. E soprattutto non andate mai senza support specialist, perché i support specialist sono quello che fanno veramente la squadra, secondo me. Poi vabbè, ognuno ha le sue tecniche. Che tenerezza. Sì, invece lo sharpshooter è utile, però avendo già un berserker, per esempio gli Skrake, è inutile avere uno sharpshooter che ammazzi gli Skrake perché ci pensano già i berserker, per esempio, con la combo della katana. Basta attaccarli al collo e vanno giù come niente, senza che attacchino. Perché lo sharpshooter dovete sapere che è fatto solo per gli zombie grandi, tipo i Flash Pound e gli Skrake, solo che avendo già un support specialist e i Demoman, i Flash Pound vanno giù lo stesso, e stessa cosa per gli Skrake se ci sono i berserker. Quindi secondo me gli sharpshooter sono anche trascurabili, poi non so, sarà una mia esperienza di gioco che mi ha portato a dire queste cose, però boh, io gli Secondo me sharpshooter. non ha capito un cazzo sto qua per Vabbè, adesso. basta stare, insomma, per farla breve, stare tutti insieme nel punto giusto della mappa, che in questo caso è dove sto io più o meno adesso. E invece quando sei da solo devi sempre muoverti perché se stai fermo te lo prendi nel culo. Esattamente, quando sei da solo devi andare in giro come sto facendo adesso col Berserker, se no ti ammazzano. Ho messo Berserker apposta per quello, perché cioè io di solito non gioco mai Berserker, io ho degli amici che giocano sempre Berserker, quindi io non mi trovo mai a giocarlo quando siamo in tanti. Io faccio sempre o Sharpshooter, sì, buonanotte, o Support Specialist o Firebug o Demoman. Cioè insomma quelli che fanno le masse di zombie. Il Demoman e il Firebug sono proprio gli esempi classici di far fuori le masse di zombie, perché te spari solo quando ci sono tanti zombie insieme, non è che lanci una granata solo per uno zombie che ti sta venendo addosso. Se no lo sharpshooter è ancora il Support Specialist, che è proprio quello che fa fuori tutti, bam 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 bam, a me piace un sacco. Comunque, diciamo la roba di Lucca? Ecco. Ma sì, dai. Diciamo, ma diciamo direttamente del raduno oppure del cosplay, no? Perché ci hanno chiesto. Cioè, allora, tu non l'hai ancora letto, però su Ask è arrivata una domanda con scritto se a Lucca facevamo un raduno. Sì, quella l'ho letta prima. Avevi Ok. già risposto tu. Sì. Quindi, vabbè, parliamo direttamente del raduno. Va bene, e anche dei cosplay, già che ci siamo, mi spiegami l'argomento. Va bene, allora, iniziamo con i cosplay, visto che siamo in tema Killing Floor. Lui sarà Mr. Foster e io sarò Mrs. Foster. È una figata. Eravamo Figata. tipo dietro da un mese a pensare che cosplay potremmo fare a Lucca. Ma che cosplay facciamo? Che cosplay facciamo? Pikachu e Red? No, lasciamo stare. No, Facciamo Soul e Maka banale. di Soul Eater? Nah, troppo banale. Facciamo Mr. Foster e Mrs. Foster, cazzo, questo sì che è bello. Tipo faremo proprio la versione steampunk e io morirò a fare la maschera, ma vabbè. Esatto, dai, anch'io, ho messo male. Minchia. E boh, chiederò aiuto alle mie amiche cosplayer, soprattutto Corinna che saluto perché le voglio tanto bene. Ciao Esatto, Corinna. che sta prendendo Killing Floor anche lei, da quel che mi È dice. questa che sta prendendo Killing Floor anche lei, però non si sa se ha voglia o cosa. E comunque, cioè, noi non sappiamo ancora orari e niente di sto raduno che faremo a Lucca, però probabilmente sarà in Area Games. Beh, direi, siamo Mr. Foster e Mrs. Foster. Ecco.
Probabilmente sarà in Area Games, in un posto un attimo, cioè non pienissimo perché è strapieno lì a Lucca Comics, sarà anche impossibile trovare un bagno quando ci scapperà la pipì e Ma noi non quindi... potremo fare la pipì, siamo pieni di metallo addosso. Vabbè, no, io ci riesco. Non credo, sai. Sì, invece. Ce la facciamo addosso. Ma che cosa, no? Comunque, parliamo di un attimo di sto raduno. Cioè, potrete fare quel cazzo che volete, potete chiederci cose, potete fare foto, potete mettervi le dita nel naso, insomma. Mettervi le dita nel naso però a voi, a noi no, perché avremo la maschera. Ecco, a noi no, perché abbiamo la maschera. E forse, cioè, ci vedrete per poco tempo in cosplay, che magari... Cioè, a un certo punto ci smascheriamo, oppure ci teniamo gli abiti da... Che cazzo stai facendo? Sto Gli dando abiti dei da... soldi a un robot. Oddio! Intendo, fammi parlare un Sì, attimo. scusa che mi è venuta una sirena addosso. Ecco, gli abiti da cosplay ce li terremo e magari toglieremo la maschera anche perché non si respirerà, la maschera diventerà brutta e non ce la faremo più, insomma, e quindi faremo una cosa del genere. E io ho un piccolo problema perché... Devo fare Mrs. Foster versione steampunk, però mi manca la cosa fondamentale, cioè le tette. Ma dai, non ne ha tante. Ma il cazzo, però si vede. Ma si vedono, però non sono proprio in fuori, sono piatte. Ma non è vero. Ma sì, ma... Cioè, allora, adesso non posso fartela vedere perché se mi metto in terza persona non capisco più un cazzo. Ecco. E sono pieno di crawler, tra l'altro. Scappa, corri, scappa. Sì. Ecco, un altro motivo per cui il Berserker è buono è perché è fottutamente resistente. E molti non lo sanno, ma quando si è in solo ci si cura molto di più con la siringa. Perché di solito il gioco ti invoglia a curare gli altri piuttosto che te. Oh, una bambolina. Con la droga. Ecco. Sì, siringhe di droga. E invece da solo ci si cura parecchio di più. Quindi il Berserker, avendo più armatura e più resistenza con la vita, più la cura aumentata è una cosa che non va giù proprio. E comunque, tornando al discorso cosplay, io è da tanto che volevo fare Mr. Foster, però non steampunk, adesso che invece vogliamo farlo steampunk, mi rendo conto di quanto sia un casino realizzarlo. Noi ce la possiamo fare, abbiamo ancora tanto tempo. Però Comunque. se qualcuno ha qualche idea per farlo meglio, sto cosplay ce lo dico. Sì, dai, consigli, accettiamo tutto. Dicevo, cioè, se volete venire a vederci, a parlarci, eccetera, ci trovate nell'area Games. Probably, molto probably. Che comunque, cioè, faremo un video prima del Lucca Comics, tipo poco tempo prima. Però almeno vedete questo? Sentite quello che diciamo. E magari, non lo so, vi mettete d'accordo per alberghi, eccetera, eccetera. Perché io sto laggiù 3 giorni, cazzo, basta. Io, boh, non so ancora. Dici che li trovo gli alberghi? Se muovi il culo a cercarli, sì. No, ma intendo, cioè, li trovo ancora. Non è che devo fare i salti mortali e prenderli nella città di fianco. Ti consiglio di muoverti perché, come hai detto tu, c'è gente che ordina tanto prima. Io ho ordinato proprio... Cioè, io ho ordinato, che cazzo ne so, in gennaio l'albergo per andarci. Vabbè, Vabbè, poi niente. vedremo l'albergo. Comunque, dicevamo, adesso che ci siamo persi in chiacchiere, vabbè, sto video diventerà lunghissimo, dovrei fare un montaggio anomalo e la gente non lo guarderà neanche fino alla fine perché gli stiamo tutti sul cazzo. No, dai, non Vabbè. viene tanto lungo. Scusa, la prima partita sono morta alla terza wave, adesso sono alla quarta. Massimo Vabbè, è vero, giusto. verrà Sei pro. di Bravo. 20-25 minuti. Come Bravo, bravo. il primo video di Killing Floor che abbiamo fatto. Già, dicevamo. Area Games, o gli orari ve li diciamo, che comunque sarà di pomeriggio perché la mattina io credo che andrò in giro, però Ricky non sarà ancora arrivato, quindi lo andrò a prendere in stazione vestita da molto steampunk. Figata. Non so Figo. se Mi metterò scenderò. una maschera No, così nessuno... sì, io scendo dal treno in cosplay, non me ne frega un cazzo. Ecco, ti prego fallo. Sì. E niente, per Luca allora vabbè, si fa così. E siamo disponibilissimi anche per che ne so, cioè se non c'è tanta gente, possiamo anche andare un po' in giro, anche se
cioè rischiamo di perderci. Se no, se c'è parecchia gente, Stiamo fermi, ci accampiamo. ci accampiamo lì e spariamo un po' di cazzate, facciamo un po' di foto, ci divertiamo un po', eccetera. Esatto, quindi diciamo anche se qualcuno vuole fare qualche cosplay di Killing Floor, è una figata. Ecco, se qualcuno vuole fare qualche cosplay di Killing Floor, facciamo gruppo, andiamo in giro a casseggiare, casomai, cioè, ci scrivete nei contatti. Oppure, che ne so, scrivete a me se Ricky non ha da fare o cose del genere. Quindi, metti il tuo Steam qua sotto. Sì, una cosa, è importante questa. Io Vai. ultimamente non riesco a visualizzare i commenti di YouTube, quindi se non vi rispondo nei commenti è per quello. Perché non so cosa c'è al mio Mozilla Firefox, perché uso Firefox e ne vado fiero. Ultimamente è pieno di banner, probabilmente mi sarò preso qualche nerdata nel computer. Ecco, fai la pulizia di tutto. Sì, dovrò fare qualcosa del genere. Io una volta me li ero presi, ero riuscita ad eliminarli, però non mi ricordo come. Ma sì, ma boh, ma io ho fatto anche una scansione completa del computer con Avast, ma non mi ha trovato un cazzo. Ma devi fare qualcosa con internet, perché non c'entra con il computer, c'entra con internet. Io me li Sì. ero presi su Chrome, quindi. Vabbè, ma anche con Chrome comunque, cioè con Mozilla non riesco proprio a visualizzare i commenti. Con Chrome invece riesco a visualizzare solo la prima pagina e quando faccio carica altro non mi fa vedere più un cazzo. Quindi, cioè, non sto nemmeno a vederli perché cambiano sempre, quindi. Ecco, Cioè, se comunque. quindi vi risponde lei, perché se nei commenti io non posso più rispondere, chiedete su Ask, che io li posso visualizzare tutti Ecco, ok, quindi linkerai anche Ask, perché adesso lo stiamo spammando ovunque, perché ci divertiamo un sacco a rispondere a tutte le domande che ci fate. e tutti. E vabbè, ma ormai lo sanno tutti che abbiamo il profilo Ask. Sì, dai. Quindi niente, per il Lucca Comics noi ci siamo, se voi ci siete potete venire benissimo con noi, accettiamo tutti perché siamo delle persone molto carine. E tanto tante tante belle cose, però per ora è ancora una roba campata per aria, quindi non aspettatevi orari, non Sì, aspettatevi luoghi esatto. precisi fino almeno a settembre. Io a Lucca Comics ci sarò di sicuro, probabilmente anche Ricky, casomai, cioè se si annulla sta No, cosa. ma cioè io ci sono. La cosa che non so è quando, per quanto tempo riesco a restarci, perché se ci sono ancora hotel, ci sto anch'io 3 o 4, cioè 2 o 3 giorni. Però se non ci sono più hotel, vabbè, vengo lì un giorno e sto tutta la giornata. Però anche il cosplay, boh, cioè poi non so cosa farmene, se tipo sto lì un giorno solo, poi me lo devo togliere dove cazzo lo tengo, che sarò pieno di Lo metallo. tienilo in una valigia. Beh, pieno di metallo, hai la maschera di metallo e un po' di metallo sulle braccia e Sulle basta. braccia, piedi e corpo. Stai calmo. Mr. Foster c'ha. Oh cazzo, no, niente, avevo sentito un suo spawn, ma No, io ho il metallo solo in faccia e un po' sulle braccia. sì, è vero. E Ma mi sto Mr. già Foster. organizzando per fare su tutto. Sì? Dove hai preso? Allora, ho chiesto anche a Corino, ho preso un po' di stoffe, eccetera, e cinghie varie, cazzate del genere, e bla bla bla. Ok. Ok. No, io ancora un cazzo. Complimenti, Rico. Boh, Alla fine speriamo. ci ritroveremo una settimana prima del Lucca Comics con il cosplay ancora da fare. Wow, Sì, vabbè, alla figo! fine se non riesco a fare quello steampunk farò quello normale che è 20 volte più facile da fare. Ecco. E che è swag lo stesso. No, cazzo, io voglio quello steampunk, E beh, fanculo. Mrs. Foster normale non è niente in confronto a quella steampunk. Poi, boh, insomma, lì. Probabilmente ci riconosceranno tutti quelli tipo 19-20 anni, perché Killing Floor è molto diffuso fra la gente di vecchia community di Steam, cioè i Che fa? primi proprio su Steam. Io conosco un sacco di gente che ha più di 300 ore su Killing Floor. Troviamo il Pia da Luca Comics che gioca a Dota. Da solo Vabbè, sul computer per strada. verrà anche lui, cioè. Sì, se verrà ci dobbiamo incontrare absolutely. E beh, abita vicino. Vabbè, in effetti sì. Bel lavoro. Comunque, io l'ultima volta che sono stata giù per quelle parti ero in ospedale. Bello.
Vabbè, ero partita con degli amici per andare a Montecatini. E porco Dio, non mi prendo la polmonite. Ottimo. Presa polmonite, sono stata giù 2 giorni in più a Pistoia in un ospedale. Non ho mangiato niente, cioè io mi pareva di avere tipo uno scrake che mi ballava nei polmoni. Scimmie che E ballano. vabbè, cose brutte. Stiamo parlando di cose random. Che cosa facciamo? Ci sta, ci sta. Se no, tanto adesso iniziano ad arrivare Scrake, adesso la prossima wave inizieranno ad arrivare Flash Pound, quindi dovrò un attimo concentrarmi più su quello. Ok, tranquillo, io intanto parlo così intrattengo la gente. Perfetto. Ah, Lockhart Steamland. Lockhart è il nome del Ringmaster, che è il proprietario di questo parco giochi più o meno. Che figata. Che si vede nell'objective mode, è tipo un tizio tutto gobbo con cappello strafigo, è simile al patriarca versione steampunk dell'estate, voi lo vedrete perché credo di arrivarci al patriarca tranquillamente, Flash Pound permettendo. Boom. Niente, continuiamo, adesso inizieranno ad arrivare i Flash Pound come ho detto. Perfetto, quindi preparati ad aprire il culo. Ecco, Sì, adesso sono già in una posizione di merda, sono circondato. quindi sposti. Sì, no, beh, il bello del Berserker è che comunque. Porca Eva! Madonna, se l'ha trovato in faccia. Ok, corri, 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 corri. Muoviti, 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 muoviti. Mi arriva uno sberlone, no? Ok. Che brutte esperienze. Mamma mia, lasciamo stare. Ah, troia! Orco di Che brutte che siete. Dio. Madonna. Proprio mi fate salire. Avete presente le prugne? Ecco, le Ah, giusto, un'altra cosa di sta mappa che mi ero imposto di fare. Adesso alla fine di questa wave tenterò di tenere uno zombie. Così che vi faccio vedere come ottenere un achievement. Proprio ve lo faccio vedere. Basta che fate quello che faccio io e otterrete un achievement per sbloccare Missy Spotter. Figo, 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 fallo vedere. Sì, sono tipo tre minigiochi da fare, tipo arcade dentro alla mappa. E cazzo, Flash Pound, che palle. Quel coso là, tipo, tutto luminoso è il Flash Pound. A me fanno paura gli Scrake. No, a me è il Flash Pound. Ma no, aspetta. È lo Scrake quello con la maschera da scimmia, o sbaglio? Sì, è lui. Ti prego, vai giù. Ha gli occhi brutti. Non è. No, quanti cazzo di colpi vuole? Non lo so, ma tiragli una cosa nelle gengive, cazzo. Gli ho tirato quattro colpi di Butsu in faccia e non è morto. Cioè, è morto con quattro colpi, però io pensavo due matti. Comunque, parliamo di cose stupide, visto che noi siamo abituati a dire cose stupide. Va bene. Va bene, allora. Parliamo che. Sì, parliamo che. Occhio, iniziamo. Il 29, se non sbaglio. Il 28, il 29, il 30 io sono stata a Torino. E il 29 siamo andati a Torino insieme, io e Ricky. E Esatto. siamo stati ad ascoltare Rock and Roll sul Prato. Intanto lui soffre. E boh, Torino è figa. Sì, bellissima. Poi lui a un certo punto era anche sbronzo. Se mi fai bere alcol, cazzo. Grazie al cazzo. Sì, te mi hai detto, ma sì, ma non è tanto pesante, no, figa. Poi mi fai, ah sì, beh, in effetti ci hanno messo tanta roba qua dentro. Vabbè, niente di che. Io ero sana, più o meno. Cosa anche? Ah sì, poi gli sono salita sulle spalle apposta per vedere se cadeva. Perché sono una brutta persona. Che tenerezza. Ma io ti amo. Anch'io, però non ti salgo sulle spalle quando sei messa male. No, è morto da solo, ma si è suicidato l'ultimo zombie. Stronzo. Zombie troll, lol. Che bastardo. Ok, dopo ne tengo tre. Bravo. Poi dicevo. A Torino c'era. Che cazzo ne so, non lo so, eravamo a Torino, basta. La fiera dell'NBA c'era. Era dell'NBA.
Ok, dai, allora adesso che ho un attimo di tempo, 30 secondi, vi faccio vedere uno dei tre minigiochi che è il più semplice, basta tirare una granata. Ok, Bravo, tiro una granata. vedete quei tre cosi lì? Tirateci una granata e avete fatto un minigioco. Pro! Perfetto, quello è uno dei tre minigiochi, poi qua c'è un altro, basta lanciare tre granate dentro a quei cosi lì. Due e... Cazzo! Ti esplosa in faccia. Sì. Ok. Quei tre lì e poi adesso vi farò vedere l'ultimo minigioco e quello è un achievement di questa mappa. Adesso spero che non ne arrivino flashbound e sicuramente ne arriveranno. Oh fuck. Comunque l'ultimo minigioco è tipo... C'è uno scrake. C'è un bancone con delle teste di cloth. Voi le sparate a tutte e l'avete fatto. Vedrete tipo i coriandoli viola come quello di prima. Cazzo, c'è un flash pound, io lo so, mi sta guardando. Ecco, questo qua, questo qua, questo qua. Granate. È caduto un blot dall'alto. Terren di merda. Siren sono proprio fastidiose, Madonna. Sì. Soprattutto per i berserker. Soprattutto per Raccoon. Il punto debole dei berserker sono le siren, perché hanno l'armatura potente i berserker. Le siren vanno oltre l'armatura. I berserker attaccano solo da vicino, le siren da lontano. Cioè, proprio parlare di un counter. Sì, c'è il flashbang. Shit. Porca troia. Io Ce ne siamo accorti. gli sparo. Ma va, ci vuoi ballare? No, perché io, cioè, non sono un bravo berserker. Quindi non so mai quando attaccarli in flashbang. Preso. Io non vedo l'ora di poter rigiocare a questo gioco perché non ce la faccio più stare con questo portatile, è un'agonia, ragazzi. Bella! Beh dai, Bella. mancano meno di 3 settimane. Mancano meno di 3 settimane, io sto lavorando come la Madonna. E mancano meno di 3 settimane? Really? Io? Io invece sto facendo matematica come un deficiente, non fatevi mai dare i debiti, ragazzi. È una brutta cosa. Io sono stata fortunatamente promossa, anche se non credevo davvero, perché boh, avevo 4 in condotta il primo quadrimestre, figo. Sì, dite tanto, non si può mettere 4 in condotta. Sto cazzo. Da noi possono perché si sfondano di acidi e poi fanno le pagelle, stronzi, basta. Beh, ma comunque a te me l'avevi detto anche che mettevano 4 in condotta per spaventare, per poi far andare meglio nel Sì, secondo. ma non è una cosa seria da fare questa, porca. Ma porca. Ma porca! Ma porca! Ecco, vabbè, vi faccio solo vedere tanto per così, basta che sparate a tutte le varie teste e poi alla Tu fine. spara senza farti aprire il culo. No, tanto è finita la wave. Ecco. Siamo alla nona wave, ridendo e scherzando. Ridendo e scherzando e sparando minchiate perché alla fine Killing Floor ce l'ho commentato per un po', però se Ricky lo commentasse da solo non avrebbe tantissime cose da dire perché farebbe i suoi urlini. Sì, io inizierei a sparare parecchie cagate, però alla fine è bello quello. In Killing Floor, tipo, l'ultima volta che ho giocato con dei miei amici che non hanno le perk al 6, perché io ho tipo due gruppi di persone con cui giocare a Killing Floor. C'ho i miei amici tipo di, come vi ho detto prima, di 20 anni, tipo così, che hanno tutte le perk al 6 e facciamo, vabbè, Suicide alle Hell on Earth. Invece c'ho l'altro gruppo, quelli di TeamSpeak, con cui gioco in hard, normal. L'ultima volta abbiamo giocato in normal. E tipo io ero support specialist livello 6, gli altri tutti livello 2 così, e non, visto che volevo lasciargli livellare le perk agli altri, io rimanevo fermo, non facevo un cazzo e sparavo solo quando arrivavano gli zombie dove stavamo noi. Quindi sono tipo rimasto lì una mezz'oretta a far nulla, a guardare gli altri, a parlare con il medico. Cose così. E Esatto, io... ci parli e basta. Sì, e su Killing Floor io gioco così, di solito. Sì, beh, poi su Killing Floor è meglio giocare così. Alla fine, cioè, non è un gioco come, che cazzo ne so, Call of Duty, che devi essere tutto organizzato così. No, qui vabbè, ti organizzi un po', cioè, se c'è qualcosa da dire lo dici, però intanto spari cazzate. Esatto, tanto alla fine,
Cioè, quelli che Sei contro i giocano. bot, sei contro i Sì, bot, che ti frega. esatto. No, beh, ma comunque su Killing Floor è sempre stato così. Cioè, quando sai giocare, una volta che sai giocare, non devi nemmeno dire andiamo lì, andiamo là. Perché lo sanno tutti che alla fine della wave bisogna andare dal trader. E lo sanno tutti che alla fine del trader si va allo spot dove si sta tutti. E perché poi quando sei bravo li sai tutti a memoria i posti delle mappe dove stare. Cioè, non è che ce n'è un più di uno. Giusto su Office ce ne sono due, ma è meglio uno dell'altro. Cioè si sta tutti lì. Se voi andate tipo nei server in normal dove c'è la gente con le perk a livello 3, 4 così, in hard anche, magari la gente va in giro a caso, però una volta che si gioca in Suicide all'Inhell on Earth sono tutti sempre nello spot e basta, tutti con le perk a livello 6 tutti lì. Quindi è sempre quello alla fine. Exactly. E boh, anche portare le perk a livello 6 anche lì. Io personalmente ne ho fatte 4. Tutte fatte da me, cioè portate a livello 6, che sono Super Specialist e Medico, lo Sharpshooter e il Firebug. Fatte. No, il Demo Man, non il Firebug. Fatte così legittimamente, poi le altre invece le ho portate tutte al 5. E poi mi sono fatto la mappa per livellare le perk a livello 6, perché dal livello 5 al livello 6 ci vuole tipo il doppio del tempo che ci hai messo per portare quella perk a livello 5. Quindi il commando e il firebug, che sono le perk che ci vuole di più a livellarle, le ho dovute fare con la mappa perché sennò non finivo più. E visto che io non uso parecchio il commando, non mi andava proprio di giocare così tanto il commando, tutto di un tratto. Secondo me il commando è parecchio palloso da giocare. Non me ne intendo bene per ora. Sai, ci ho fatto poche partite Beh, ma sai meglio di me che io adoro i fucili a pompa e odio le mitragliette. io. Già. Quindi il comando non fa proprio per me. Sta arma qua è troppo figa. Oh, quelle due sirene mi hanno rotto i coglioni. Preferisci i fucili a pompa oppure i panini dell'Old Wild West? Non ho mai sparato con un fucile a pompa, quindi per ora direi. Che sparo con i panini dell'Old Wild West. Sì. Bella, siamo alla decima wave. Perfetto. Come io ti ho ben insegnato, non c'è ancora il patriarca, ma è all'undicesima wave il patriarca. Lo sapevi? Certo. Brava. Bel posto, tutto verde. Io c'ho ancora due pistole. Devo venderne una, se no mi rallenta e basta. Non tenete mai le doppie pistole, fan cagare. Grazie. Tenevo solo quelle io perché non sapevo cosa tenere, anche quelle lì erano figa, allora le prendevo. No, ma in tutti i giochi è così, le doppie pistole fanno sempre cagare, hanno sempre meno mira della pistola singola e non si sa com'è, non si riesce a mirare. Cazzo, boh, io odio le doppie pistole. C'ho un sacco di soldi, credo che dopo mi farò Demo Man contro il patriarca. Prenderai la droga. Sì, con i soldi che avanzo. Comprerò le bombe. Partito il Dexter ad abbaiare a caso. Il Dex, il suo cane. Due flash pound. Il Chihuahua incrociato con Con un un topo. camaleonte, con un topo. Con una rana. Cazzo, no, ecco qua mi devo attirare prima uno. Ti devi levare dal carcere. Dimmi che col flash pound là mi sta cagando. Ma mi sta cagando anche l'altro. Che palle sti ask, sono ovunque. Preso. Odio Asco, oddio. È morto. Ma tu soffri così tanto quando giochi, porca troia. No, è perché quando mi vedo correre incontro un flash pound, sai, non è che c'è molto da fare, gli spari speri che muoia in tempo. Vabbè. Speri che muoia prima che ti arrivi addosso, sennò ti dà tante mazzate. Cioè, questo qua muore, dai. Quell'arma lì è OP. È Larry, quindi. Sì. Da quando hanno messo quest'arma qua, i berserker sono una cosa devastante, non puoi morire. Ecco, prima vi stavo dicendo che i Berserker sono come una seconda vita nella squadra, in che senso? Perché i Berserker sono la classe più resistente del gioco, no? Quindi di solito quando si sta nello spot e tutti i zombie entrano, passano da tutte le parti e non ci si può muovere più da nessuna parte, i flash pound di solito sono quelli che si salvano.
e che quindi vanno in giro per la mappa da soli come sto facendo io adesso. E di solito funziona, perché cioè io sto facendo 10 wave da solo con il berserker, quindi perché un berserker in una squadra non dovrebbe riuscire a farsene una da solo? Esatto. Quindi di solito quando va male una wave tutti gli zombie riescono a entrare nello squadra. Ad ammazzare tutti, tu sei strafigo e quindi te ne vai. Esatto. Il berserker poi salva tutta la squadra e alla wave dopo si inizia a stare tutti insieme. E si saltella allegramente. Io saltello sempre su Kill and Floor. Mi sembra di un coniglietto. Mi sembra di andare più veloce, non so perché. Che hai problemi mentali. Guarda che due che si pestano. Ha vinto l'ask. Perché si pestavano? Sono stupidi. No, è perché per sbaglio l'ask aveva colpito il blot con un razzetto e quindi ha preso fuoco e il blot si è incazzato con lui. Tenerezza. Già. Vabbè, adesso contro il patriarca. Ecco, io faccio schifo contro il patriarca, non riesco a giocare contro il patriarca, non ci riesco, muoio sempre, anche quando sono in tanti. Io sono sempre quello che muore. No, non sempre, quando giocavi con me no. Vabbè. Anzi, te lo facevi da solo in realtà. No, non sono così sì. Bravo contro il patriarca. Te lo facevi da solo anche troppo. Oddio, vabbè. Lo dice lei, fidiamoci. Non so se prendere il low. No, prendo il classico. Ecco, questa è una delle nuove armi, l'orca. È stupenda. È una pipa. È una roba stupenda. Bellissimo, mi piace. Sono pieno di roba, ma anche pieno così. Non ce la farò a battere il patriarca, lo so già. Dai. C'è dietro. Cazzo, è qui, è vicinissimo. Sono lì io. Oh merda. Oddio, cosa sta succedendo? Lucky! Ecco, come al solito Killing Floor è il gioco più buggato della storia, quindi. È stravicino, si è sentita la mitragliatrice. Che ansia, l'ansia, oddio. Sì, e diventa anche invisibile, penso che voi. Ecco, io contro il patriarca vorrei consigliarvi delle strategie, ma faccio cagare. Porco dissi. Lo sto colpendo con le Pyrebomb. Oh, ma seriamente che ansia, avere qualcosa che ti insegue dietro e tu non sai dove cazzo andare. Sì, è tremendo. Eccolo là. Oh, l'ho ucciso! Serio? Solo con le Pyrebomb, l'ho ucciso con le Pyrebomb. Ma lol, like a boss. Che sfigato! Questa è Mrs. Foster. Gnocca. Caghiamo soldi. Yeah! Dosh, 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 dosh. Money, honey! E vai, okay. Bravissimo. Oh, ce l'ho anche fatta, non ci posso credere, bella lì. Perfetto. In hard completato, on camera. On camera. E niente, bella, è stato bello, ciao a tutti. Ciao gente.